in questo poi vengono tramandate, pronunciate tutte delle retoriche. Ho detto che mi sarei occupato di questo argomento, della consolatorie, della famiglia felice e delle retoriche consolatorie di chi va al fronte, va a fare la guerra. Ecco, queste retoriche, ahimè, sono retoriche spesso sull'eroismo, potremmo anche entrare nel novero di alcune forse figure più e meno eroiche, poi appunto ripeto spesso controvoglia assoldate e quindi pagate al soldo per fare questo, quindi comunque poi entreremo nel novero. Ma lo scopo poi di questo di questa retorica qual è? È quella di avere innanzitutto obbedienza gratuita in tempo di pace, e in tempo di guerra avere questa follia quasi entusiastica di eroismo, cioè di eroismo, di ovviamente di malavoglia, ma condita da tutta una retorica che rende quasi desiderabile il sacrificio, morire per la patria. Ecco perché quando c'è questa retorica sulla guerra, sul sacrificio, è assolutamente fuorviante al tal punto da essere risultare quasi criminosa, colpevole. Perché? Perché rende desiderabile ai giovani il sacrificio per un concetto totalmente illusorio, che è il concetto di patria. Ma il concetto di patria è illusorio, innanzitutto perché la patria nazionale insomma, è illusoria, è il luogo, il suolo in cui si nasce, ma poi lo Stato è una congregazione, appunto, che storicamente nasce, non nasce, cioè non c'è, c'era, c'è stato, non si sa, però storicamente si può datare quando c'è stato, quando è iniziato a aggregarsi, a congregarsi. Quindi ciò che io vorrei dire è che non che non sia giusto che uno Stato abbia appunto la sua identità, la sua lingua nazionale, però che la retorica di Stato è sempre stata usata per avere obbedienza, manodopera gratuita, ma assoldata appunto di soldatini che facevano qualcosa. Ma questa retorica è la stessa del datore di lavoro, perché pensate appunto che non ci vada un lavoratore di malavoglia tutti i giorni sempre nello stesso luogo, agli stessi orari, e che finché non termina quel momento lì, quell'orario, deve restare lì anche se non ha ancora niente più da fare di lavoro. Non può andarsene via? Beh, perché abbiamo detto, quando una persona si sveglia la mattina inizia a lavorare, il fatto che venga definito disoccupato è se uno fa un'attività, cioè lavora, significa che è vivo, è tutto qua. Cioè, se io mi occupo di qualcosa, sto lavorando, giusto? Se io sto facendo questo video, è un'attività, giusto? Non sto dormendo. Meglio, magari sono un po' sonnolento, però sto dicendo delle parole, ciò significa che sono sveglio. Quindi sto lavorando, sto facendo un'attività.
mentre il posto di lavoro, come abbiamo capito, o comunque assoldare, è una maniera che lo Stato crei appunto di un'obbedienza a chi appunto viene assoldato, fin dalla propaganda militare appunto dell'assoldato, del soldato che significa appunto colui a cui vengono dati i soldi, cioè colui che viene appunto pagato per fare qualcosa che non vuole, che comunque fa di malavoglia o comunque fa soltanto per il soldo.